Salve a tutti e benvenuti alla nostra nuova puntata di Focus. Ho intitolato questa trasmissione Le nuove frontiere del web, ma in realtà parleremo di tantissime cose approfondendole con i nostri ospiti che vi vado a presentare. Alla mia destra Eugenio Giovanardi di Munia e Diego De Simone, sempre di Munia. Siete soci, no? In questa avventura, possiamo chiamarla così? Partner in crime, direi. Partner in crime su questo, sul libro e su tante altre cose, sì. Partiamo con il libro. Siamo tutti non fungibili, quindi è un libro che parla di NFT. Intanto, che cosa vuol dire essere fungibile o non fungibile? Che è un po' il principio di quelli che sono gli NFT. Ma non fungibile è un bene o è un qualche cosa che non è scambiabile, non solo non è uguale, ma proprio non è scambiabile alla pari con un qualcos'altro. L'esempio tipico è una valuta, una moneta, non so, una banconota da 10 euro è perfettamente fungibile, vuol dire che se io la passo a qualcuno e qualcuno me ne ripassa un'altra diversa, per me è comunque allo stesso valore ed è scambiabile, e invece se non è fungibile dovrebbe essere non scambiabile. Quindi per esempio, non so, io da appassionato di basket dico, una 10 euro firmata da Michael Jordan è assolutamente non fungibile, cioè non la scambio con un'altra di pari valore. Siamo nel mondo del web, anche nel mondo delle criptovalute, quindi una criptovaluta è fungibile e un NFT invece è non fungibile, non può essere scambiato, diciamo. E è stato un modo che, diciamo, hanno trovato per rendere i file unici, quindi nel mondo dove tutto può essere replicabile. Un file diventa improvvisamente non replicabile. Quindi chi di voi mi spiega che cos'è un NFT? Ma hai centrato il punto. La grande rivoluzione, secondo noi, insomma, che abbiamo scritto, iniziato a scrivere già un anno fa, è proprio questa. Cioè, per la prima volta nella storia, un file digitale, un'immagine o un video, si può dire che è di proprietà di una persona. Cioè, per la prima volta si rende unico. Si può continuare a scambiare, perché un'immagine o un video io posso continuare dai tempi di Napster o di Torrent, se vogliamo, no? Abbiamo cominciato a diffondere, a condividere, a fare il copia e incolla. Ma adesso con gli NFT per la prima volta si può continuare a condividere, ma dire quel file lì è di Eugenio, è di Diego o di chiunque esso sia, e posso anche, visto che è scritto su blockchain, che vuol dire un po' come se fosse scritto sulla pietra, posso dire con certezza di chi era, posso vedere con grande trasparenza di chi è stato, chi lo ha generato e per quale valore in criptovaluta è stato scambiato questo bene, questo NFT. Una grande rivoluzione, ho usato proprio questo termine, abbiamo fatto vedere anche le immagini della vostra azienda mentre stavi parlando. Si parla anche di rivoluzione culturale perché prima che arrivassero gli NFT io mettevo un file in rete, qualsiasi persona lo poteva copiare, adesso quei file possono diventare unici, possono essere venduti. Quindi anche per chi fa arte digitale questo è altamente importante perché quel file diventa di proprietà di una persona, può essere venduto all'asta e improvvisamente sono fiorite tutte queste aste di file artistici, digitali, anche non artistici se possiamo dire, comunque considerati come opera d'arte, a dei prezzi esorbitanti. Quindi tutto il mondo dell'arte, non solo, anche il mondo delle aziende, si è buttato in questi NFT. Sperando di fare del gran business. E quindi cosa sta succedendo? Allora, si può affermare che siamo davanti a una bolla, ma siamo stati davanti a una bolla anche negli anni 2000, quando poi sono nate le dot-com e si è sviluppato internet. Siamo davanti al sorgere del Web 3.0, il cosiddetto Web 3. Che differenza ha? Si basa sulla economia dei token, che sono appunto questi token non fungibili, questi NFT. La differenza rispetto alle epoche di internet precedenti, che c'è il Web 1, che era l'internet de degli anni 90 fino al 2005, quando praticamente noi navigavamo nei siti e leggevamo informazioni, potevamo fare poco, potevamo scrivere qualche articolo, però era un'economia basata sulla lettura, gli utenti potevano fare poco. Nel Web 2.0 sono arrivate queste piattaforme che hanno centralizzato l'economia digitale e che hanno permesso agli utenti effettivamente di diventare utenti proattivi nella creazione dei contenuti, quindi è diventata un'economia dei contenuti che però è rimasta in mano a queste piattaforme, da Google, YouTube, Facebook. Oggi se Facebook decide di spegnere la nostra pagina aziendale, tutti i contenuti che abbiamo caricato non sono di nostra proprietà, scompaiono. Quindi questa evoluzione ci permette da una parte, come dicevi prima tu, Francesca, di dare in mano al creator la
possibilità di possedere i propri file, cioè io creo il mio, la mia arte digitale, il mio token che deve fungere da utilità ed è mio e lo vendo e lo do in mano ai miei consumatori che diventano miei stakeholder, quindi c'è una grossa rivoluzione su questo punto di vista. Ma dall'altro canto io anche come azienda, come brand, posso sviluppare degli oggetti che rimangono comunque non di proprietà degli intermediari, le piattaforme intermediarie che comunque hanno nell'epoca precedente hanno centralizzato questa economia. Questo è uno sviluppo che dà vita veramente a una rivoluzione che vedremo nei prossimi decenni ed è al pari di internet, su questo ne siamo sicuri. Una rivoluzione che va anche molto velocemente, no? Quindi si sparge a macchia d'olio, tutti iniziano a parlarne, tutti vogliono fare questi NFT, non tutti capiscono cosa sono, ci sono tantissime criptovalute che stanno nascendo, siti dedicati alla vendita degli NFT, uno si sente anche un po' perso in questo mondo. È normale che sia così quando esce fuori una nuova tecnologia, diciamo che la cosa più facile da fare è dire che è una truffa ed è sempre successo nella storia da internet, c'è un video che ancora ricircola del 1995 quando David Letterman prende un po' in giro un certo Bill Gates di Microsoft dicendogli che internet sostanzialmente non serve a nulla, perché ma lo dice anche non conoscendo la materia, la cosa più semplice da dire è una truffa o non serve a niente oppure non mi porta del valore aggiunto. Quello che è importante fare, secondo me, secondo noi, è cercare di formarsi e sporcarsi le mani. Quindi fare un progetto di NFT per diventare miliardari, milionari, no, non è questo il punto. Il punto, come dicevamo prima, è fare un progetto di NFT, emettere, provare a ragionare su un qualcosa che possa portare valore ai nostri stakeholder, che siano clienti, fornitori, fan, lettori, spettatori, non importa, perché veramente si può applicare a tantissimi e si sta applicando già a tantissimi mercati diversi. Bisogna sperimentare, secondo noi, insomma, questo è l'unico modo, formarsi e sperimentare. Io ho fatto l'esempio del mondo dell'arte, ma ci sono tante aziende che stanno lanciando degli NFT anche per promuovere il proprio business. Sì, noi direttamente come Munia abbiamo seguito da un formatore che ha venduto 1000 NFT a 500 euro l'uno, ma non erano delle immaginine come si usa dire o dei collectible o delle figurine, erano un bene che dava delle cosiddette utilità. Quindi collegato a quell'NFT ci sono tantissime utilità, motivo per cui ancora oggi sono andate sold out, sono stati tutti venduti, hanno un valore molto alto, perché effettivamente danno un valore molto alto a chi lo riceve, piuttosto che delle altre aziende che invece stanno facendo degli NFT gratuiti da collegare a un bene fisico, per cui se tu consumatore hai comprato un bene fisico ti regalo un NFT e su questo gli darò del valore, ma del resto l'abbiamo fatto anche noi con il libro, cioè visto che nel libro si parla di teoria di che cosa sono gli NFT, il mondo del Web3, abbiamo detto diamolo in omaggio un NFT perché dopo che ho spiegato la teoria diamo anche la pratica, non ha un valore probabilmente, per me Eugenio invece un valore assolutamente ce l'ha, ma stiamo sperimentando con la nostra community e stiamo facendo in modo che questo NFT possa avere un valore anche per chi lo riceve. Anche per chi fa NFT, quindi è importante avere una community, come i social, no? Ormai è tutto un cercare di creare una rete sul web, sui social, per riuscire a diffondere un messaggio oppure promuovere un prodotto, un'azienda. Sì, l'obiettivo del Web 3.0 di fatto è rivolgersi alla community. Quello che abbiamo vissuto fino ad oggi era che il brand, l'azienda produce dei prodotti che vengono rivolti per essere venduti poi al consumatore finale e lì si fermava la relazione. E invece siamo passati adesso che diventa una coprogettazione, una coproprietà con la propria community. Di fatto non siamo più davanti a dei clienti, a dei fan, ma sono proprio persone che partecipano in maniera proattiva perché posseggono una parte del nostro brand, perché questo brand se rilascia degli NFT io li compro, io come utente sono ingaggiato e ho tutto il mio interesse personale di far crescere il progetto, quindi io divento da un consumatore passivo, divento una parte proattiva importante per il brand, per lo sviluppo del brand. E in più c'è una conversazione che diventa diretta, diventa molto più stretta tra
chi ha creato l'NFT e la community che la segue, ma possiamo fare degli esempi che possono andare dal mondo della musica, dell'arte. Ci sono delle band che stanno realizzando degli NFT che adesso non sono più intermediate dalle case discografiche e la loro community diventa la loro casa discografica. Quindi io ho un artista preferito, compro su NFT, magari ho la possibilità di conoscerlo direttamente durante un concerto, e così può essere nel mondo del turismo, in tutto il mondo della produzione manufatturiera, in cui può essere certificato i passaggi di produzione. Veramente il limite è solo la fantasia, siamo in un momento che è veramente all'alba di questa tecnologia, la tecnologia dello smart contract, che è appunto questo programma, non è un contratto come si può pensare, ma lo smart contract è un programmino, è un eseguibile che all'interno della blockchain certifica e permette di fare delle azioni, delle applicazioni, porterà veramente degli sviluppi che sono importanti in tutte le industrie. Una cosa importante che hai accennato, forse ci vorrebbe un'intera trasmissione, è proprio questa eliminazione degli intermediari, no? Quindi gli artisti non hanno più bisogno dei galleristi, i musicisti non hanno più bisogno delle case discografiche, forse un giorno non avremo neanche più bisogno delle banche, perché ci basterà avere... Dici le banche non riusciamo a eliminarle. Se posso, no, secondo me è un falso mito questo qui, nel senso che è vero che la blockchain assolutamente favorisce il processo di disintermediazione, ok? Questo c'è, è in atto e sarà sempre più così, ma non vuol dire che non servono più le banche o non servono più i notai, vuol dire che non servono più le banche per contare i soldi o per portare a mano fisicamente i soldi, cioè è una trasformazione che è già in atto. 10 anni fa un mestiere in banca era fare il cassiere, che bastava, no? Contare i soldi, l'imprenditore che arriva, piuttosto che la persona che arriva e ti porta i soldi, lì li devi contare. Oggi la persona che lavora in banca è più un consulente, come probabilmente sarà sempre più su altri mestieri. Il punto cruciale è la ridistribuzione dei guadagni e della ricchezza. Cioè, mentre oggi abbiamo senza che cito dei nomi, comunque delle multinazionali, per esempio nella musica, che noi scarichiamo l'app, paghiamo un abbonamento mensile e il grosso dei ricavi va a questa azienda qui, con la decentralizzazione ci sarà uno split, una divisione di questi ricavi un po' più equa verso gli artisti, cioè verso chi veramente crea questo valore. Stiamo vedendo le immagini, le abbiamo appena viste, le immagini di una brochure che avete realizzato per il Sole 24 Ore a maggio del 2022, dedicato proprio agli NFT e al metaverso. E lì ci muoviamo anche verso questo mondo di cui tutti parlano, ma ancora non si sa bene a che punto siamo, che è il metaverso. Intanto, questa brochure che cosa contiene? Allora, è un editoriale che è stato appunto edito da Sole 24 Ore, l'abbiamo scritto io, Diego, insieme a Francesco Rampone, che è un importante legale dello studio La Scala di Milano, e Dario De Otto, che è un fiscalista che collabora spesso in ambito blockchain con il Sole 24 Ore. È un approfondimento, diciamo, più business, molto apprezzato, tra l'altro è stato venduto in numerose migliaia di copie in Italia, quindi molti manager, improntato proprio sul discorso imprenditoriale e manageriale. Racconta fondamentalmente un passaggio veloce dalla blockchain agli NFT, fino a parlare di questo metaverso che oggi è diventata quasi una keyword, è una delle parole che fa più trend su internet, ma che di fatto è un concetto che ancora nasconde uno sviluppo che vedremo nei prossimi anni a venire. Lo possiamo tradurre semplicemente in una futura iterazione di internet, in uno sviluppo in cui percepiremo internet in maniera ancora più immersiva, l'internet sarà vissuta in maniera più facile e più integrata rispetto alle nostre attività lavorative. Un esempio potrebbe essere la trasformazione che mi ha fatto durante il Covid con le video call. E a questo punto molti iniziano a dire: beh, queste video call, questi schermi 2D in cui parliamo iniziano a essere un po' freddini, iniziano a essere un po' distaccati, avere la percezione di avere una percezione di essere in un ambiente virtuale immersivo con i visori sicuramente potrebbe essere ancora migliorativa. Questo è un esempio, ma poi andiamo nel mondo del videogame, andiamo nel mondo anche della realtà aumentata, quindi tecnologie che vengono integrate sotto un grande cappello che sarà appunto questo metaverso, dove il concetto di interoperabilità
è poi quello che, come dire, il concetto cardine che trasporta anche il concetto degli NFT dentro il web 3.0, cioè noi all'interno di questi mondi virtuali, in questo momento parliamo di mondi virtuali, sono piattaforme separate dove le persone potranno giocare, vivere eventi virtuali, potranno partecipare a esperienze esclusive, visitare musei e tanto altro, o fare anche operazioni di acquisto. Gli oggetti che verranno comprati, che verranno acquistati all'interno di questi mondi digitalmente potranno essere spostati tra un mondo e l'altro, quindi il concetto di interoperabilità forse è anche più interessante rispetto a quello di decentralizzazione, perché è effettivamente più concreto come trasformazione, perché oggi esistono già piattaforme, facciamo un esempio molto semplice, Fortnite è un videogioco dove ci sono milioni di persone che ogni giorno giocano. All'interno c'è un e-commerce dove le persone possono customizzare il proprio avatar, che ovviamente noi con la nostra età ci sembra assurdo pensare che un giorno anche noi compreremo dei vestiti per partecipare a una riunione di lavoro, però il trend adesso è proprio quello. La cosa importante e interessante è che potremo spostare il possesso di questi oggetti non solo dentro l'economia del gioco chiusa, ma all'interno di un metaverso, comunque di un ecosistema decentralizzato dove quell'oggetto potrà essere venduto anche in un'altra piattaforma. E i grandi marchi stanno già lavorando in questa direzione, stanno già facendo dei brand come dei vestiti, delle scarpe che possono essere utilizzati da questi avatar mentre giocano. Non so, possono averle, non so dire il nome delle marche, ma sì, possono avere la scarpa, il giubbottino di una marca famosa volendo. Sì, e anche il fatto che appunto i grandi brand, ma anche le grandi multinazionali stiano tutte investendo, ma veramente tutte investendo, non solo con dei progetti loro, ma addirittura acquistando proprietà e società che si occupano di questo, ci fa pensare che non è una bolla, che non sia una bolla ed è destinato a durare a lungo, perché probabilmente, almeno quello che mi dico io, è che queste multinazionali hanno un punto di osservazione un pochino più alto di quello che è il mercato e dei consumatori rispetto a quello che posso avere io o delle altre persone, quindi questo ci fa pensare, ma del resto anche noi più nel piccolo stiamo già lavorando e parlando con dei musei piuttosto che con degli alberghi, anche qua in Riviera, e con delle altre aziende, delle aziende immobiliari, per trasformare in parte il business, perché per avvicinarsi per esempio ai giovani e perché magari visitare un museo o un albergo nel metaverso o comunque in una logica di gaming può essere interessante per un consumatore più giovane piuttosto che altro. A che punto siamo con il metaverso? Quanto è reale e quanto ancora è tutto una chiacchiera o c'è ancora da fare? Ma reale è reale nel senso che il termine metaverso viene usato per spiegare l'ingresso di aziende dentro questi mondi virtuali che sono di fatto ancora separati. Ce ne sono tanti, ci sono alcuni che sono centralizzati, alcuni sono decentralizzati, alcuni sono molto popolati, alcuni invece stanno ancora per lanciarsi. E è chiaro che adesso, come hai detto tu prima molto chiaramente, è un annuncio che si fa per fare molto brand, per fare molto marketing. Quello che sta succedendo, come ha detto anche Diego prima, che comunque le grandi aziende stanno investendo e questo ci porta a pensare che stanno nascendo anche delle associazioni dove queste piattaforme stanno iniziando un dialogo. Ci arriveremo, vediamo adesso anche Meta è stato Facebook l'anno scorso a ottobre, in questo periodo qua, anzi a intorno alla fine di ottobre ha lanciato questo annuncio, questo rebrand chiamandosi proprio Meta, e lì ha dato veramente lo slancio assoluto, perché comunque ci sono quasi 3 miliardi di utenti all'interno di tutte queste piattaforme collegate a Facebook, e questo sicuramente porterà molto mass adoption sul concetto. Di fatto oggi chi utilizza wallet crittografici, che sono appunto gli strumenti che permettono anche di transare, acquistare NFT, sono veramente pochissimi, siamo sotto il milione di utenti in tutto il mondo. Sono numeri ancora che ci danno da pensare che è veramente un viaggio ancora molto lungo. Magari tra 5 anni
inizieremo ad avere ancora più l'approccio di utilizzare questi strumenti. Magari ci saranno dei grandi brand che inizieranno a fare iniziative, qualche municipalità importante sta già investendo in Corea, a Seoul, in Giappone, le università stanno iniziando a utilizzare il metaverso per poter integrare anche gli studenti in difficoltà che sono magari lontani e non possono partecipare alle classi. Ci sono tantissime applicazioni, in questo momento di concreto c'è tanto, ma non è sviluppato nel concetto di metaverso che è stato definito fino ad oggi. Sì, se posso aggiungere, come diceva Eugenio, già se parliamo dei metaversi, poi dovremmo definire cos'è il metaverso, sono poche migliaia le persone che giornalmente nel mondo lo frequentano, quindi veramente nulla. Mondo degli NFT, qualche milione in tutto il mondo, che è veramente nulla. Però qualche giorno fa abbiamo sentito Meta, cioè Facebook e Instagram, ha detto che diventerà a brevissimo un marketplace di NFT nel quale si potranno vendere, scambiare e anche creare degli NFT. Anzi, già alcuni utenti lo stanno sperimentando e loro hanno 2 miliardi di utenti, cioè vuol dire che potenzialmente ci potrebbe essere un'adozione di massa molto molto veloce. È chiaro che parlandone adesso rischiamo di sembrare, non so, degli alieni o marziani che stanno parlando di fantasie. Io però, a parte l'esempio di prima del 95 di internet, ma episodio che è capitato a me nel 2013, che lavoravo in banca e provavo a convincere il CDA di portare la banca su Facebook, sui social network, e le risposte che ricevevo da parte di qualcuno era: ma noi siamo un istituto finanziario, siamo una banca, Facebook è una roba da ragazzini, è un giochino da bambini e bambine che si fanno i selfie, una banca cosa c'entra su Facebook? Anche no, ma quella persona che lo diceva non era strana, era il percepito che c'era allora, perché c'era un'adozione non ancora di massa e non era ancora probabilmente utile per le aziende. Poi quando cominciano a crescere le aziende, i consumatori che lo utilizzano, allora chi è arrivato prima, chi ha fatto gli esperimenti prima, ha un grosso vantaggio competitivo. Quindi, visto che stiamo arrivando alla fine della nostra puntata, dobbiamo fare le prime conclusioni. Tra qualche anno avremo tutti uno o più avatar in questo metaverso? Vivremo una parte della nostra vita in questo metaverso, incluso il lavoro? Come vedete il futuro? Sicuramente inizieremo tutti a utilizzare l'NFT senza sapere che stiamo utilizzando NFT, perché in questo momento una cosa che l'NFT comunque, diciamo, rimane l'asset, rimane l'oggetto che permette di operare poi in questo metaverso, e in questo momento le persone, quando sentono la parola NFT, iniziano ad avere quasi paura, cioè è una parola che è molto lontana, è molto digitale, molto tecnologica, quindi ancora spaventa. Tuttavia stiamo vedendo, neanche così tanto lentamente, come le applicazioni iniziano a integrare questi oggetti digitali collezionabili, che potranno essere anche lauree, certificati. Quindi sicuramente entro 2 anni, dai biglietti degli eventi a tanti altri oggetti della nostra quotidianità, inizieremo ad operare e quindi inizieremo a utilizzare anche strumenti che ci permetteranno di fare un ingresso più, non da boomer, ecco, volevo usare il termine boomer. In questo momento siamo un po' tutti boomer in questo settore, e sporcarsi le mani, studiare, educarsi, essere curiosi è l'unica cosa che possiamo suggerire a tutti, ed è quello che stiamo poi facendo anche noi lavorativamente con le aziende. Cioè non possiamo pretendere di andare da un'azienda e dire: vai sul metaverso, fai la tua collezione NFT perché così guadagni, sfrutti. No, adesso devi imparare, percepire quello che sono le opportunità, capirlo come puoi declinarlo nella tua attività lavorativa, dopodiché avrai la possibilità di improntare un progetto, disegnare uno schema per i prossimi 3 anni, però avrai già quello che diceva prima Diego, un vantaggio competitivo che ti permetterà di essere pronto quando la tecnologia poi arriva, e la tecnologia al 100% arriva. Diego? Sì, io penso che a breve, non so dire il tempo, ma avremo tutti dei wallet, sarà normale avere un wallet dove deteniamo le nostre criptovalute piuttosto che i nostri NFT.
per come la vedo io, è come 20 anni fa, un po' di più, quando ho iniziato a lavorare, che il mio capo mi diceva l'ordine, mandalo via fax, e io dicevo, ma mandiamo una mail. Lui dice, ma il fax è più comodo, metto il foglio, c'è il fax qui, sono sicuro che la controparte riceve il fax, perché c'era, tutti lo utilizzavano, e la mail l'avevamo ancora in pochi, e in pochi quasi nessuno la controllava quotidianamente. Quindi è un tema di adozione, di sicurezza, di libertà. Quindi secondo me sicuramente la parte dei wallet è quella che più velocemente si espanderà e che utilizzeremo tutti. Ma la domanda era, passeremo parte della nostra vita nel metaverso? Questo è un po'... Secondo me lo stiamo già passando, sì, forse. Esatto. Cioè, se guardiamo qual è la prima cosa che facciamo la mattina appena ci svegliamo, prima di andare a dormire, è mettere gli occhi dentro uno schermo, dentro un mondo chiuso. Qualcuno può dire che già Facebook è un metaverso, inteso come un mondo chiuso nel quale si svolgono delle attività, a volte anche in automatico, i post vanno... Cioè, non lo so, non voglio fare Nostradamus su questo, però dico che già sono già 20 anni che spendiamo molto tempo dentro a dei dispositivi. Considerando il tempo che oggi dedichiamo a internet, che sono dalle 6 alle 10 ore, passiamo online tutto questo tempo, possedere digitalmente delle cose sarà sempre più importante, sarà sempre più rilevante. Quindi quando inizieranno, l'azienda inizierà a dire ai propri dipendenti, dobbiamo fare una riunione, magari facciamola col visore, ecco che in quel momento... Chi si presenterà con il proprio avatar magari non vorrà avere la tutina predisposta dalla piattaforma, ma vorrà avere una personalizzazione. Ecco che così si parte una, come dire, una piccola evoluzione anche per una persona che non è un videogiocatore di 12 anni. Bene, è stato molto interessante, purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, più avanti magari vi chiamerò per ulteriori aggiornamenti, visto che la tecnologia sta andando a una velocità pazzesca. Sì. E ringrazio anche i nostri telespettatori per essere stati con noi. Arrivederci a tutti.